Ciao a tutti dei Predigame 94-98. Oggi per cambiare un po' volevo fare una partita di FIFA per vedere così una partita uno contro uno, tanto per vedere come si gioca a FIFA o come si fanno a prendere a FIFA. Dipende anche da quello. Io ho la squadra della Bundesliga contro una squadra della Barclays, vediamo quando è finita sta partita. Allora, inizia. Ecco, io sono così qui. Vediamo. Qua una volta per delle altre direzioni e poi la palla va da un'altra parte, quindi cominciamo a capire come mai. Comunque poi fare anche i soldi qua è molto difficile, ragazzi. Boateng, bello livido. Dai Mario. Spero che vi piacciono i video. Gol, subito 1-0. Mario Gomez. Bella partita, già si incomincia bene. Ragazzi, mi raccomando, se vi piace, cioè, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate se volete degli altri video su altre cose, su anche della sfidabilità di FIFA, su qualsiasi cosa. Voi diteci cosa volete. Questo sarebbe stato un gol un po' di merda, però d'altronde online i gol passaggini bisogna farli per online, cioè, dispiace ma ecco, l'1-1. Bah. Capire come si fa. Questo gioco qui non si capisce. Vabbè, vediamo poi. Felipe Santana. Beach. Comunque Royce ve lo consiglio. Royce è fortissimo. Royce comunque tiro abbastanza preciso comunque anche nel tiro, ragazzi, però quando parte ci vuole un po', però quando è partito poi corre. Non è che questi qua comunque che abbiamo che c'ho contro sono tutti abbastanza giocatori veloci che fanno numeri e basta, questo gioco qua ormai si basa sulla velocità, come vedete, mai su la lentezza o sulla precisione, sulla forza, proprio. Nice! Prende gol, è fortissimo, come vi stavo dicendo, tutte le occasioni da prendere. Walker. Che Gundogan è un buon centrocampista, veloce, con passaggio terribile. Gundogan ve lo consiglio, non costa neanche tanto e rende anche abbastanza, si può dire.
come Boateng. Boateng è fortissimo in difesa. Poi ovviamente bisogna vedere se si trova bene o no. Anche Alaba non costa molto, per quello che ho fatto la squadra di Royce. Mario Gomez, idem. L'unico che costa un pochino è Royce e Pizzec, un po' Javi Martinez, ma neanche tanto, però come c'è centrocampo alto, controllo, cioè abbastanza, non è tanto veloce, ma secondo me ne vale. Anche Podolski non è male come giocatore, si guarda la squadra. Vabbè. Vabbè, porta libera, palla. Podolski. Però vabbè, è forte ugualmente, anche se ho sbagliato sto gol qua, ragazzi. Non vi preoccupate. Fallo, fallo, cartellino. Buono, buono. No, Royce è uno dei più forti a parte. Guardiamo cosa fa. Non sapevo cosa fare, ragazzi, tirato. La mia intenzione era un'altra, tipo fare un cross così. Però sai, magari se uscivo un gol bello oppure un motivo in più per farvelo finire. Ok, fischia. Un altro fa, ma va, cioè per cosa non sa giocare. Check. Royce, spalo di Royce. Subotic, grandissimo Subotic. Quindi primo tempo andiamo adesso 2-1, penso abbastanza meritato, poi ditemi voi sarà meritato, no, secondo me sì. Waze paratona. Madonna, ancora no. Non è male comunque un giocatore perché comunque sta pressando e poi abbastanza. Sta facendo sentire. Porca miseria.
Xavi Martinez, ancora lui. Mamma mia, come sto giocando male ultimamente. L'ultimo minuto di qua. Dobbiamo mettere forza tutta la difensiva per difendermi un pochino, perché posso rischiare anche la buttare via la partita. Ho già vinto. Mamma mia. Oh, cosa ho sbagliato? Ai. Podolski, il suo sinistro è una suicidata. Mario, andiamo là va poi. E un altro gol. Ragazzi, questa parte qua. La sto cavando abbastanza bene, tranne con i buchi in difesa. Però alla fine. Con questo qui non sta più neanche giocando, quindi non è ancora giocando. Solito esagerato. Buono, buono, dai. Prendo basta, prendo qua più. Non si sta neanche muovendo, diciamo. Sì, vuol fare il solito fighettino, a fare i numeri bisogna essere anche capaci. Io non dico che sono bravissimo, ma questo qua. Non sto perdendo tanto di tempo. E un altro Podolski, ancora lui. Dopo il palo che si è preso, si sta rivendicando in bene, dai. Ok, un altro fallo guadagnato. Ok, ho capito, ma che cazzo è?
Oddio. Oh, Mario Gomez, ancora una volta. No, che brutta cosa. La partita finisce così 5-1. Buono, buono, dai, ragazzi, io vado a vedere questa partita tanto per cambiare un po' i soliti giochi di Call of Duty, guerra, un po' di video così, replay, gol messi su. Ho voluto farvi una partita per farvi vedere un po' qualcosa di nuovo. Mi raccomando, se vi è piaciuta mettete un mi piace, se no fa niente, vedete voi. Ciao a tutti ragazzi, replay the game, mi raccomando, se vi piace mettete un like, se no buona serata e buon futuro a tutti. Ciao, ciao.